Luigi. Grazie mille. Buongiorno, signore. Il biglietto, prego. Il contratto è pronto per la firma. UBS ha informato Crosshair sulla registrazione delle azioni? Sì, UBS ce l'ha confermato. E i soldi? Ora controllo. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Le cose non si mettono bene. L'annuncio della moratoria aumenterà in modo massiccio la nostra necessità di liquidi. Cioè di quanto? Penso che ci servirà un importo a 9 cifre, invece dei 17 milioni. E ce la facciamo? I 258 milioni della vendita Crosshair non ci sono ancora. Come mai? Crosshair, a quanto pare, non è stata informata da UBS. Non è possibile. Quanto c'è sui conti di Swissair? Per tutto il gruppo sono disponibili 14 milioni. E per Swissair da sola? 4 milioni e 2. Coprono solo i voli della mattina. Mi chiami il signor Osborne. Mi spiace, signor Corti, il signor Osborne è in volo per New York e non può essere raggiunto telefonicamente. Sì, allora mi passi il signor Togni. Signor Togni. È il signor Corti. Togni. Alberto, sono io, Mario. Sono nei guai perché la firma della vendita delle azioni ritarda. Ho bisogno di un anticipo. Hai bisogno di un anticipo? Sì, della quota UBS per la vendita delle azioni Crosshair. Per i 132 milioni. Non so se sono autorizzato a dartelo. Oh, ma tu devi farlo, Alberto. Tu lo devi fare entro le 10 o i voli del pomeriggio non partiranno. Vedo che cosa posso fare per te. Ti richiamo io, Mario. Sì, però in fretta. Da ieri, dopo l'annuncio della moratoria, i creditori si sono messi in fila e Swissair non ha più nessuno che le fa credito. Ecco perché la soluzione è il prepayment. I fornitori di carburante, le aziende di servizi a terra e gli aeroporti vorranno il contante, il che vuol dire che dovrete pagare in contante la benzina, le tasse aeroportuali e il catering presso le vostre mete. È pazzesco. Roba da non credere. È veramente incredibile. Swissair 800. In questo caso, grazie. Swissair 420. Non riesco a crederci. Maledizione. Speriamo che sia Osper. Corti. Sono Brenwald. Due dei nostri aerei sono confiscati all'aeroporto di Heathrow. Confiscati? Sì. Dobbiamo all'aeroporto più di 700.000 franchi in tasse di atterraggio. Senta, Brenwald, se ne occuperà subito qualcuno. Le farò sapere. Tu sai per caso quanti voli oggi sono diretti in Belgio? Credo 3, perché? Oddio, da ieri dobbiamo a Sabena, la nostra ex affiliata, più di 200 milioni. Per favore, mi chiami Brenwald. Ultimo annuncio per i passeggeri del volo Swissair per Johannesburg. Presentarsi al gate A17. Last call for passengers on Swissair for Johannesburg. Buongiorno. Immediate boarding at gate Prego. A17. Salve. Salve. Prego. Good morning. Corti. Ciao, sono io, Alberto. Sono le 11:20 e i soldi avrebbero dovuto essere da noi alle 10. Mario, mi spiace, ma non possiamo anticipare i 132 milioni. Perché no? Prima che il contratto sia firmato non posso fare proprio nulla. Credit Suisse è d'altro parere. Ho appena parlato con Mühlemann. È disposto ad anticipare i suoi 126 milioni, ma non senza di voi. Mi dispiace davvero tanto. Allora passami Osper. Mario, come ti ho detto, Osper si trova in volo per New York. Non riusciamo a raggiungerlo. Alberto, ogni aereo ha un SATCOM a bordo. Si è sempre raggiungibili. Mandagli un fax. Mario, credimi, io devo rispettare il contratto. Alberto, adesso lascia perdere il contratto. In fondo tu sei il vicepresidente. Guarda che non sei più in Nestlé. Da quanto tempo ci conosciamo? Alberto, saranno almeno 20 anni. Tu confondi l'aspetto personale con il lavoro. Ci siamo sempre tenuti in contatto per i momenti di difficoltà. Il denaro arriva quando si firma il contratto di acquisto delle azioni e questo non avverrà prima delle 14. Niente prima delle 2. Cosa? Non è possibile. Maledizione. Il
Il signor Ospel è in aereo. Anche lì hanno i telefoni. Ci abbiamo provato, ma inutilmente. Non può essere che alle 11 di mattina il presidente della più grande banca svizzera non sia raggiungibile. Consigliere federale? Non ho ancora saputo niente sulla disponibilità di Credit Suisse a partecipare al credito di emergenza del governo. Un credito d'emergenza? Sì, il signor Ospel non l'ha informata ieri. Il signor Ospel? No, anzi, al contrario. Ha chiesto se avevo sentito voci di una partecipazione del governo. Ecco perché non vuol rispondere al telefono. Sì. Secondo me il signor Ospel non vuole che il governo salga a bordo, già, signor consigliere. È proprio così. Certo. Sì, Bodmer. Perché ci vuole così tanto? Se fosse per noi, il contratto sarebbe già stato firmato da... E qual è il problema? È la UBS. Prader ora vuole firmare anche un'opzione di acquisto sul nome Swiss. Gli accordi non erano questi, non firmeremo nessuna opzione. Lo so che non era negli accordi, solo che ci tengono per il collo e non abbiamo più tempo. Secondo lei, quando arriverete da noi? Mai, signore. Come? La firma non avrà più luogo a Varsberg, ma presso lo studio legale Lenz e Stalin. Richiami Prader e metta il viva voce. Signor Corti, Shell e BP hanno bloccato da qualche minuto la fornitura di cherosene. Signor Corti, cosa posso fare per lei? Signor Prader. Apra bene le orecchie, signor Prader. Abbiamo già i primi aerei che non possono partire. I passeggeri sono bloccati a bordo e stanno aspettando il decollo. Non se la prenda così, anch'io ho dovuto aspettare il decollo in aereo. E non per questo sono morto, quindi lei potrebbe anche... Non ci vogliono a bordo con loro, Mario. Perché non ci può dare la chiave della nostra stanza e basta? Mi dispiace moltissimo, signore, ma gli ordini sono ordini. Gli equipaggi Swissair vengono in questo albergo da anni. Lo sa quante notti ci abbiamo passato negli ultimi 20 anni? Sì, ma io non posso... Senta, io ho già abbastanza problemi al momento, quindi mi dia questa fottuta chiave, chiaro? Signore, la sua compagnia aerea non è in grado di pagare il conto. Adesso dammi questa fottuta chiave! Ma cosa fate? Brutto aiuto, signore, mi lasci! Qualcuno mi aiuti! Smettila! Sei impazzito! Lasciala! Mi scusi. Meno male. Che ti prende? Eh? Ehi, leggi un po' qua. Tutte le attività di volo di Swissair sono state sospese alle 12.30. Gli aerei in viaggio proseguono il proprio volo fino al raggiungimento delle rispettive destinazioni. Swissair tratta senza sosta con le banche per garantire il restante funzionamento delle attività di volo. Una decisione definitiva verrà presa alle 14. Questa è la fine. Che c'è? I nostri risparmi. Mi scusi, sì. Perché non partiamo? Siamo seduti in questo aereo già da 2 ore. Sono molto dispiaciuta, ma dovremo partire tra non molto. Mi scusi. Gasser. Sono io, siete ancora a Zurigo? Sì, perché Peter? Ok, ascolta, devi fare subito una cosa. Gasser, Luca, devi fare una cosa per me, è urgente. Che succede? Te lo spiegherò più tardi. Vai dove ci sono i classificatori, vicino al telefono. Sì, ci sono. Estrai quello nero con su scritto estratti conto. Sì. Bene, dovrebbe arrivare un fax da Peter, è una procura. Con il fax e i classificatori vai da Hans Peter. Sì, arrivo. Hai capito bene? Ok. Maledizione! Al diavolo! Swissair! Stronzer! Fischer! Vadano tutti a farsi fottere! Sì, sono Moritz. Voglio che da adesso in avanti Crossair non accetti più biglietti Swissair. E se fanno domande, noi non facciamo più parte del gruppo Swissair. Sì,